E signori miei, buonasera, in realtà è mezzogiorno, quindi non saprei neanche come salutarvi, se non che oggi è la parte numero 4 di Watch Dogs 2 e andiamo subito direttamente a giocarci le missioni Driver San Francisco. Se vi stesse chiedendo come le ho suddivise, la questione è molto semplice: saranno 3 video da 6 missioni in uno, un po' come facevamo per i vecchi contratti da fixer e cose varie. Allora, Johnny, dove sei? Sarà la prima ed è una corsa. Da sto stronzo. Passa a prendere. Ah, ok, serviva una macchina. Va bene. Buonasera, cliente, buonasera. Ho perso un robot. Ehi, lo sogno da una vita. Dove andiamo? Ho il suo segnale, ma si comporta stranamente. Forse sta provando a bloccarmi. Cerca il robot nelle aree indicate. Va bene, cerchiamolo. Allora, Tanto direi di andare qua a Palo Alto. Sto cercando il suo trasmettitore. Ci darà la sua posizione. Sto nome è bruttissimo. Ora, io non ho ben capito cosa bisogna fare per prendere le 5 stelle. Noi... 5? Ottimi gusti cinematografici. Non mi smontare. Per darsi alla robotica tocca amare i glass. Ma il suo vero nome è... Ragazzi, sono spaventato da non fare 5 stelle, ma sicuramente conoscendomi ne faremo una. E mi conosco troppo bene. Fai un giro, così lo cerco. Ci prende in giro. Non lo vedo. Ok, allora secondo. Muoviamo. Posto. Vabbè, allora se non lo trovi non perdi le stelle, ci sta. Sistema nervoso biologico? È la nuova intelligenza artificiale, vero? Ehi, ne sai tu di robot? Si parlava già di intelligenza artificiale nel 2016, cazzo. Tanta roba. È così che imparo io. Facciamo un giro qui intorno. Ok, qua c'è un... Qui non c'è! Vai a... Stronzi. Ok, allora... Questo... Fego, mi dica, numero 5... Mi immaginavo che fosse l'ultimo. Prendere, ma purtroppo no. Però è programmato a obiettivi. Quindi forse ha deciso che il suo obiettivo è vedere i panorami. Da solo? Questo è un gioco con un volume molto basso. Numero 5, dove sei? New Dawn Mental Wellness Center is a respected part of your community. If you're feeling lost or just disconnected from life and happy. Ok, ce l'abbiamo, ce l'avevimo. Visit one of our information centers. Come meet us, because we want to meet you. Cristo. Seeking out help is a positive thing. Aggiungi la zona indicata. Scusate. Ok. L'hai trovato! Fantastico! Buonasera. Prima che si potesse unire ai banditi. Non citiamo mai il sequel. Scusi. That's why we donate part of the proceeds from every mattress sale to the Bay Kids Foundation. Our kids are the future, and so ti spacchiamo la faccia! Ti spacchiamo i denti! Con un calcio ti mandiamo in orbita! Cosa? Va bene, Johnny, dove sei? 5 stelle, $5,000 e non ho fatto un cazzo. Benissimo, ragazzi, benissimo, fiero di voi. Andiamo avanti con la seconda su 6, ragazzi. Easy peasy per ora. E signori, seconda missione su 6. Per quanto riguarda il primo video, ovviamente, quindi sarebbe 2 su 18 di Driver San Francisco. Via dalle palle, grazie. Vediamo da chi ci porta. Questa macchina qua è tanta roba. E via. Sarà futuri padri. Però un veicolo adatto come taxi. Ok.
minchia, una botta l'ho già ridotta così. Ma quanto siete stronzi? Salve, mi porti su? Parecchio, eh? Parecchio. Portiamolo là, ok. Niente robot stavolta, vero? Sto arrivando, Matt. Avremo un bambino. Congratulazioni. Vi porto più in fretta che posso. Ah, ecco perché futuri padri. Adesso ha senso. Ragazzi, io non vorrei dirlo, ma sta veramente tanto GTA 5, eh? Sta per debuttare. C'è anche un po' di DNA di Watch Dogs 1, a dir la verità, perché onestamente molte cose lo ricordano, però San Francisco, San Andreas. Sono sempre più vicine. Oh mio Dio, è un bene? Oh no, che significa? Ti avevo detto di guardare il video. Secondo me le stelle te le danno in base a quanti danni fai, il che ci sta. Ci sta benissimo. E il nome lo avete deciso? Clementine. Io e il mio compagno aspettavamo da tanto tempo. È una coppia omosessuale. Che gli sembra da sempre, cioè i uomini sessuali. Vabbè, ci sta, tranquilli. Oddio, sono terrorizzato. Ok. E ci siamo. Sono nervoso e ho la nausea. Probabilmente possibile, alla clinica siamo arrivati. Maternità surrogata. Va bene. Sono le missioni taxi praticamente. 5 stelle, 11.000 follower, $8.000. Ok, patentato. Ok, ho capito, adesso ho capito. Dobbiamo sbloccare tutto il coso. Va bene, 10 stelline ottenute. Poi vedrò cosa si può fare con quelle stelline. Intanto, 2 su 6. Terza missione su 6 di questa prima parte. Primo pacchetto di missioni di Driver SF. Vediamo un po'. Spericolata Liv. No. Posso prendere il cliente che letteralmente è qui. Tranqui. Donna, che musica triste. Ehi là, prima andiamo alla Coit Tower. Ti spiego strada facendo. Coit Tower, la torre del coito. Bellissimo. Okay. È la mia webserie. Eseguo una serie di azioni spettacolari. Ti va di aiutarmi con la prossima? Certo, sarà divertente. Certo, lui innamorato perso. Però tutta la corsa, tanto non ti vergogni. Qual è il mio problema? È una gara. Ok. Ciao, intrepidi! L'intrepida Liv è pronta a spiccare il volo. Come ti chiami? Will Smith. Tocchiamo il cielo. Cosa? Gli ha pure creduto. Vabbè, dai, è assurdo. Io sono pronta per il primo salto. Valutazione attuale 1 stella. Aspetta, no. Bel salto! Ok, ce la farei, 44 secondi di volo. Lo sai che odiavo le montagne russe? Davvero? Sì. Va bene, ok. Adesso le stelle sono a salire, non più a scendere. Sopra una torcibudella. E guardati ora. Eh già. Sono un coglionazzo. Salta. Hai talento. Siamo a 8 secondi. 3 stelle, ok. Abbiamo migliorato il nostro score, ma non basta. La parte che preferisco delle montagne russe è la salita. Quell'attesa. Tic, tic, boom. Che vai! E il mal di stomaco. Oddio, non so se mi... Ma quale mal di stomaco? Ma che poppanti siete? Hai talento! Quanti follower ci sono sul tuo canale? Poco. Ma aumentano. Madonna, dammene un po'. Siamo sempre a 3 stelle e non va bene. Dobbiamo fare di meglio. Che poi in realtà ho solo bandato a destra e a sinistra, perché
per quanto riguarda i salti non ho fatto neanche così schifo. Sicuro? Ma all'inizio ne ho avuti tipo 10 o 20 per un sacco di tempo. Tipo solo mia madre e mio padre. Ma ci siamo arrivati, no, eh? Sì, ma dov'è la prossima rampa, zio? Ok, Will, è il momento di salire più in alto. Punta in alto e corri. Vediamo quanto riusciamo a saltare. Figo, andiamo. Buono. Bel salto. Ok, siamo a 4 stelle. Momento di essere intrepidi. Alziamo la manopola del divertimento a 11. Il pubblico ha bisogno di una bella scarica di adrenalina. Beh, non vogliamo deluderlo. Diamogli quello che vuole. No, perché mi sono incagliato così? Ok, ultima possibilità per fare 5 stelle, immagino. Bel salto! In realtà non era proprio l'ultima. Però 5 stelle ci siamo. Quindi, volendo, il massimo l'abbiamo raggiunto. Ma dai! Grazie, Liv. Sì, era l'ultima occasione. E l'abbiamo colta. Grazie mille, Will. 5 stelle anche stavolta, bene così. Ok, 5 stelle, 11.000 follower, 15 stelline, 5.000 dollari. E ragazzi, ci vediamo per la quarta su 6, sempre di questo primo pacchetto di missioni Driver San Francisco. Eccoci ragazzi, alla quarta su 6, si chiamerà Parandroide, che in realtà è tradotto solamente come Paranoid, però questo gioco di parole nella traduzione non è male. Allora, parte gli scherzi, mi serve il driver, no? No, lo sapevo. Ce la fai? Ok, perfetto. Para Android. Devi essere in grado di andare ovunque. Va bene, ti devo dire. Come taxi questo può andare benissimo. Fuori... Dove ci porti? Se serve, sì. Eccolo, segui quel drone. Ah, va seguito sto giro. Vabbè, ci metto il segnalino, ma non servirà a niente. No, invece sì, perché non è come GTA. Qua se metti il segnalino te lo segue. Benissimo. Scoperto l'America, ragazzi. Seriamente. Ok. Ho fatto bene a prendere fuori strada perché c'è una stabilità non indifferente. Qua altra missione che come la prima e la seconda ti parto dalle 5 stelle e poi vanno in giù, ok. I dintorni di San Francisco. È l'FBI. Wow! Lo so, non vi levate dai coglioni. Le trasmissioni una volta sola, prima che le cifrassero. E il segno. La macchina da corsa avrebbe pattinato troppo, onestamente. Di proprietà della Bloom. Mi credi pazzo? No, proprio per. Non è proprio la macchina più veloce, però. Sicuramente come stabilità non gli si può dire nulla, insomma, è costata 28.000 dollari e quindi ripeto, non è una macchina. Secondo lei il drone perché che da quel dipartimento della Bloom? Fidati, non si limita a guardarci, trasmette anche i dati. Trasmette cosa? Non lo so, se non scopro abbastanza da questo coso, non lo sapremo mai. E che ce la puoi fa? Non l'ho ammazzato, vero? Boh, vabbè. Comunque, le auto a Watch Dogs 2 sono molto meno maneggevoli di Watch Dogs 1, Molto meno. E parlo di segreti grossi. Nemmeno i federali riescono a entrarci. Perché mi hai disattivato il GPS, brutta merda umana? Anzi, neanche umana, computerizzata, perché un umano non sarebbe stato così cattivo con me. Devi seguirlo. Oh. Che poi non credo di avere tante alternative come strada, però almeno un punto di riferimento ce l'ho. Più che altro mi piacerebbe sapere quando è che si ferma, quello sì. Ok, in cima alla collina, chiaro. Chiarissimo. È
precipitato. È la mia occasione. Obiettivo completato, siamo sempre sulle 5 stelle. A posto. Che cosa stava... Avrà finito la batteria. Dove sei schiantato? Ok, bastava seguirlo, bastava stare dietro senza troppi patemi. Perfetto. No, scusa, entra. Qua, mi hanno tolto una stella. E finalmente scoprirò di chi si tratta. Se scopre qualcosa... No, ragazzi, scusate, scusate. Buona idea. Cioè, per sta stronzata mi hai tolto una stella. Ma vattene a fare in culo. Vattene a fare in culo. Dai, zio, dai. Per una stella. Ma vaffanculo, andiamo là. E ragazzi, se c'è una cosa che ho imparato è che bisogna avere culo nel scegliere le macchine. Io mi sono fidato di nuovo della macchina da corsa. Speriamo che non me ne debba pentire. Comunque, quinta su 6, driver San Francisco. Caccia al tesoro. Sfreccia verso le destinazioni. Ok, non ho fatto bene, ho fatto benissimo. Venga, cliente. Perché c'ha il visore? Sto partecipando a una caccia al tesoro. Parte il tempo. Mi mandano l'indizio e dobbiamo correre lì. La vuoi una bella mancia? Mi piace andare veloce. Le mance. Ci siamo. L'indizio è: si trova fra un teatro ed un arcobaleno. Luogo orgoglioso per i più. Trovi glitter alla piastra sul menù. Un luogo aperto? Castro! Vola! Vola. Ok, vogliamo a Castro, via. Sono 500 metri, neanche poi così tanti in realtà. Speriamo di fare 5 stelle, dai. Confido. Organizzata da gente del mio laboratorio. Alcuni vengono da fuori, così hanno pensato che fosse un buon modo per conoscere la città. Un bel modo per uscire dalle strade battute. Già. Comunque, com'è estivo sto gioco, ragazzi? Un botto proprio. Estivissimo. Proprio mi fa venire voglia di andare al mare dappertutto. GPS attivo. Sto su al secondo piano. Mi adora anda lontano, faccio pose plastiche e ho gambe fantastiche. Gambe sexy? Ehi, Tashbury, arriviamo. Pro. Ok. Andiamo? Via. Altri 600 metri. La lista è qua, le stelle le guadagni. Città e anche sulla costa. Arrivando prima possibile e ovviamente... Vince un buon... Con una macchina così, diciamo, sei abbastanza incentivato, sì che la mia scelta è stata perfetta. Una stampante 3D. Buia! Potrei vincere davvero qualcosa. Grazie a te. Grazie a te, allora dammi premi, no? Stronza. Scusa, dai Cesare quel che è di Cesare. Anzi, dai a Marcus quel che è di Marcus. Se proprio vogliamo metterla così. Anyway. Sì, ora collego il GPS. Collego. Andando alla torre, vicino a un parco amato, c'è un edificio tondo e quadrato. Corri come una... Quello della Bloom? Se vedi qua blu, sei giunto alla meta. La Sutro Tower. Andiamo, ciao. Ok, andiamo alla Sutro Tower. Dopo Coito. Wow. Con chi era Liv? Credo di sì. Ci sono nato. E anche i miei genitori. Quindi questo posto non ha segreti. Abbiamo Sutro. Se ne ha, non sarà per molto. Ok, io penso più veloce di così di non poter fare. Di non poter essere. Andiamo alla grande. Un brutto posto, che ne dici? Sarebbe meglio con tanti amici. Ma il vicolo vicino... Siamo al quarto indizio. E il palazzo triste ti cerca per l'invito. Invite! Vai, vai, vai! Via allora, spediti altri 500 metri. Tesoro. Sono dovuta salire su una torre e la teleferica. Ho dovuto fare una foto accanto all'insegna degli Hook Studios. È in fondo al mio vicolo. Meno male che non dobbiamo cercare di noi sti posti, sennò sarebbe un macello. Ma certo! Ehi, ma sei un genio! Wow, bravo! Grazie! Di niente, è stato bello. Finisce qua? Sì, e mi dai le 5 stelle, brutto stronzo. Caccia al tesoro, ragazzi, 11.000 follower, siamo a 24 stelline, non male, non male, devo dire. Vabbè, 5-5-5-4-5 ci sta. Adesso manca il sesto, che andremo a farlo alla prossima. Cioè, in realtà,
voi lo vedete subito, però in realtà passa un po' di tempo tra uno e l'altro per me. Comunque, caccia al tesoro. E adesso, signori, facciamo 6 su 6 perché andiamo a chiudere questa prima parte di Missioni Driver San Francisco con l'ultima Driver SF, che si chiamerà Oggi è venerdì. Anzi, è sempre venerdì. Peccato che i video di Watch Dogs escano martedì, giovedì e sabato. Trova un veicolo. Tac. Lo sono portato apposta. Non mi dire che c'è bisogno del fuoristrada perché non ci credo. Salve. Guida, brav'uomo. Tranquillo. Ok, bisogna evitare di ammazzare tutti quanti. Anche qua partiamo dalle 5 stelle andando in giù. Anzi, sperando di non andare in giù, ma di rimanere lì. Approfittane, dai. Senti, lo so che non fumi erba. Comunque, come gioco è molto divertente. Divertentissimo. E più che altro, ragazzi, oh merda, le missioni secondarie sono molto più belle dal mio punto di vista, cioè, rispetto ai contratti. Cioè, 40 contratti da fixer, sempre venerdì, al rilevamento crimini, che non ho veramente ancora capito l'utilità, se non per aumentare la reputazione. Qua, ragazzi, siamo veramente su tutt'altra cosa. E passi. Watch Dogs 1 vince sulla storia, ma questo vince su tutto il resto. Lo so, perché le luci lampeggiano. Blink. Fuma, ma la macchina è a posto, eh? Garantito. Garantito. Allora, missione completata così, a caso. Comunque sembra 29 stelline, a metà di quelle necessarie per sbloccare tutto sto personaggio che non ho ancora capito cosa sia. No, no, vaffanculo. Vabbè, ragazzi, è sempre venerdì, abbiamo portato a casa. E non so che dirvi, ci si vede la prossima volta. Ci vediamo per il secondo pacchetto di missioni, ma magari con sta macchia riesco pure a fuggire? No, perché non è possibile che siano più... Cioè, no, vabbè, dai, ragazzi, non può la polizia essere così veloce. C'ho la macchina più veloce del gioco, non è possibile, ragazzi. Ok. Ottimo. Il sospetto non può essere lontano, cerchiamolo. Ve l'ho detto, ragazzi, questa macchina non si scherza. Non si scherza. Scomparso. A posto, ragazzi. E allora, 6 su 6 della prima parte di missioni. Noi ci diamo per la seconda, che inizieremo dalla prossima volta. È sempre venerdì, se ne va. Abbiamo ottenuto 4 stelle soltanto nella quarta. Mi dispiace un casino perché non ho ancora capito come ho fatto a perdere quella stella, perché poi l'ho rigiocata e mi è successa la stessa cosa anche senza scendere dal veicolo. E ragazzi, grazie, alla prossima. Andate tutto, un bacione. Ci vediamo per la parte numero 5.